Cari amici, bentornati sul canale e benvenuti su Minecraft Bedrock Edition. La Pocket Edition ormai non esiste più. Le versioni per Android, iOS, Windows 10, Xbox One e da adesso anche Nintendo Switch sono state fuse insieme in questa versione Bedrock. Mi chiedo come mai abbiano scelto questo nome tra i tanti blocchi esistenti, comunque immagino abbiano detto «Ehi, qual è il più brutto? La Bedrock, chiamiamola così!» o qualcosa del genere. Come potete vedere, in questa versione ho deciso di non utilizzare la mia skin tipica, bensì di cambiare ogni volta che ne vedo una che mi piace, così almeno non potete mai sapere quale skin aspettarvi video dopo video. Adesso ho scelto questa cosa che sembra un elfo, ma in realtà è Luke Skywalker. Non l'ho scelto perché ci chiamiamo uguali, ma perché ha Yoda sulla schiena. Voglio uno Yoda sulla schiena tipo adesso. Sembra ci sia qualcosa di nuovo nel negozio, potrei dare un'occhiata. Un parco con i dinosauri, che bello! E Lucky Block? Sulla Bedrock Edition? Da quando? Ed è una mappa creata da The Red Engineer! Come sei riuscito a portare i Lucky Block anche qui? Sei fantastico! Devo assolutamente giocarla! C'è pure un testificate, sblocca questo mondo immediatamente! Non ho abbastanza monete, prendi più monete allora! Monete acquistate, mappa sbloccata, iniziamo subito! Ed ecco a voi Lucky Block Escape. È da un po' che non mi faccio torturare e uccidere da questi simpaticissimi blocchi gialli e devo ammettere che un po' mi manca. Questa mappa è dedicata ai Lucky Block, ma non farti fregare dal loro nome. Minandoli potresti evocare cose fortunate o sfortunate. Usa la tua fortuna per risolvere i puzzle di questa mappa. E adesso vai, comincia la tua avventura. Iniziamo bene o iniziamo subito male? E iniziamo niente, non mi ha dato nulla e ho anche perso il piccolo... Ah no, qui dietro me l'hai messo! Perché? Vai, mi ha anche trollato subito! E tu no, non ci ha pagato! E invece l'oggetto si era nascosto dietro, grazie, molto gentile. Salta nel portale viola per giocare a Lucky Block Escape. Ci sono 5 livelli pieni di Lucky Block, ognuno con un tema diverso. Questa è una mappa puzzle, quindi dovrai cercare di capire come uscirne. Attenzione però, non si sa mai cosa potrebbe uscire fuori da un Lucky Block. Praticamente siamo appena stati sputati da un creeper e se vogliamo tornare indietro devo farmi di nuovo ingoiare, quindi no grazie, già in Roblox venivo digerito un sacco di volte, non ci tengo. Livello 1, la miniera abbandonata. Qualcuno ha distrutto i 4 monumenti che i minatori hanno costruito alla fine di ciascun tunnel. Aiuta i minatori scavando i minerali per craftare e rimpiazzare i blocchi mancanti. Non campo nulla! Gian Sofonisbo ti aiuterà a craftare ogni cosa di cui hai bisogno. Cominciamo a distruggere il nostro primo Lucky Block e speriamo di essere fortunati. Si comincia! Gian Dagoberto, scusa, devo averlo risvegliato dal suo sonno eterno. Mamma mia, anima dannata, brucia infedele. Torna a dormire che ti fa bene. Oh, bravissimo. Il nostro primo Lucky Block non è andato molto bene. Siamo di essere più fortunati e invece no. E invece, aia, aia. Mi date qualcosa di buono per sconfiggerlo, per favore? Una spada? Qualcosa? Un cappellino e una magliettina. Sì, che bello. Vesti il tuo zombie. Nuova serie su Real Time. Spacca questo, dai, qualcosa di buono. Non è buono. Vesti i tuoi zombie, perché uno non è mai abbastanza. Vestine di più. E sta attaccando già Sofonismo. No, devo salvarlo. Non l'hai ammazzato, vero? Ok, si vede che è proprio... Cioè, è cattivo proprio dentro già Sofonismo. È marcio. Essere così avaro l'ha fatto marcire. È peggio di uno zombie. E morto. Bene, direi di vestirmi un pochino. No. No, sembra un po' una bircia adesso, perché... E ho preso un nuovo piccone! Guardate, abbiamo questo piccone che serve per distruggere i pezzi di ferro. Quindi significa che il nostro primo obiettivo sarà andare nella miniera qui davanti a noi. Con degli stivaletti appositi, perché non sia mai che uno esce di casa vestito bene. Vorrei che tu mi creassi questo tuo bellissimo vagonetto con tritolo, o almeno così è tradotto nella versione italiana, bellissimo. E questo muro sta per saltare. Fantastico, è esploso per davvero. Abbiamo aperto questa zona e c'è subito un altro muro. Subito? Vabbè.
Però qui dietro vedo qualcosa di bello. Vagonetto contro Itolo, fai il tuo dovere. Boom! Oh, si è spawnato un nuovo piccone, questa volta di smeraldo. Probabilmente dobbiamo attraversare la stanza e appoggiare lì il blocco corrispondente per completare il monumento. Ma mi sa che prima mi conviene prendere tutto il ferro che mi serve per craftare il blocco. Abbiamo tutti i pezzi che ci servono per avere il blocco per finire il monumento, anche se inizio a temere che potrebbe non essere quello il monumento. Quindi chiunque abbia creato questi tunnel ha deciso poi di depistare chiunque ci andasse mettendo i monumenti sbagliati nei vari tunnel. Grandioso Giansofonisbo sei stato tu, perché sei davvero molto simpatico, lasciatelo dire. Commerciamo con Giansofonisbo i pezzi di ferro che abbiamo appena scavato insieme a queste monetine e potremo avere i lingotti. Una volta che avremo tutti i lingotti dovremo riscambiarli con lui, ma questa volta con una moneta d'oro, e a quel punto avremo il blocco di ferro, che però può essere piazzato solo su un altro blocco di ferro, dunque non è di lì che dobbiamo andare. Giansofonisbo, sei marcito più in fretta del previsto a quanto vedo. Non avendo avuto molta fortuna nella miniera di smeraldo, direi di provare a proseguire con quella di carbone. Vediamo se almeno uno dei monumenti riusciamo a concluderlo prima o poi. Adesso che abbiamo trovato anche il piccone di carbone, mi metto a cercare tutti i pezzi che ci servono. Per il momento ne ho trovati 8, ma magari l'ultimo si nasconde qui dietro. Per scoprirlo quindi, vai vagonetto, spacca tutto. E abbiamo trovato naturalmente l'ultimo piccone che ci mancava, quello d'oro. Incredibile ma vero, abbiamo finalmente trovato il monumento del blocco di ferro. Primo monumento completato. Andiamo a ritirare il nostro bellissimo blocco di smeraldo, così almeno siamo già pronti per quando troveremo il monumento corrispondente, e possiamo addirittura ottenere anche quello di carbone. E quindi possiamo completare anche il nostro secondo monumento. La strada si biforca. Da un lato c'è un altro muro da far esplodere, mentre da quest'altro c'è un buco gigantesco pieno di lucky block. Oh no, ho paura di doverci andare. Speriamo che almeno non siano lucky block troppo cattivi. Giammata, no! No, vai giù nel buco. Vai, fai un tuffetto che è estate, che ti fa bene. Sì! È morta? No, c'è l'acqua. Io devo buttarmi là sotto. È cattivo anche questo. Vai giù. Bene, me li ritrovo tutti giù all'inferno. È bellissimo vederli combattere per me. So che io sono molto desiderato tra streghe e scheletri, però è sempre bello vederli combattere tra di loro. Scrivete nei commenti, secondo voi chi vince alla fine? La strega o lo scheletro? Le mosse di Giammarta non hanno effetto sullo scheletro, perché come potete vedere lo scheletro non ha più un naso e quindi non riesce a sentire la maleodorante flatulenza che ne fuoriesce. 62 ore dopo la battaglia è ancora lì, quindi se avete detto che vinceva Giammarta lo scheletro, purtroppo avete comunque sbagliato, perché finisce in parità. Direi di andare a dare una mano a questi tipi. Ammazziamo prima la strega! Aia! Aia, mi ha mai preso! Io volevo aiutarti! Scheletro maledetto, smettila di curarti, sennò non finirà mai più. No, di nuovo la puzza schifosa. Via Giammarta, ti prego, basta. Basta, quanto devi bere? Oh. E abbiamo completato anche il terzo monumento. No, aspetta, aspetta, non ho fatto il blocco d'oro. Devo tornare indietro. Appoggiamo l'ultimissimo blocco e abbiamo completato il livello 1 e abbiamo sbloccato il livello 2, il regno innevato. Congratulazioni per aver raggiunto il lontano e freddo regno innevato. Il nostro regno è così freddo che l'acqua uccide chiunque ci nuoti dentro. Devi trovare un modo per sciogliere il ghiaccio che blocca l'entrata. Ok, quindi l'acqua uccide? Che cosa bella. Ma io sono vestito poco. C'ho Yoda sulla schiena. Posso intingerci Yoda, tipo così? No, Yoda non è rimasto contento. Proprio per niente. Mi ha tirato una bastonata anche appena ho rovinato. Ok, abbiamo da finire questo tracciato di redstone. Vediamo quanta pietra rossa. Quanta redstone ci manca. Allora, ce ne manca ancora. Una, due, tre, 4, 5 e 6. Lasciamo lì quel teneo mega slime che ci sta inseguendo. E questo non mi piace assolutamente per niente. Ok, ho trovato ancora un flint e steel. A questo punto, se riesco a trovare una redstone, dovrei avere tutto quello che mi serve per dare fuoco a quella birch di ghiaccio.
finale. E questo è un Enderman e non mi darà affatto una mano, ne sono abbastanza sicuro. Carissimo! Buongiorno, mi va a caccia della redstone che mi serve? Cari slime, perché mi state portando qui? Che c'è qui dentro? Ah, me ne ho dimenticato uno! Oh, che bello! Redstone, redstone! Sì! L'ultima redstone mancante. Perfetto, possiamo chiudere il circuito e dare fuoco finalmente a questo portale di ghiaccio. Perché mi sono dato fuoco? Cioè, sono l'unica persona al mondo che quando dà fuoco si mette sulla miccia. Non ha senso farlo, e io comunque l'ho fatto. Vediamo il fuoco avvicinarsi verso il portale e potremo vederlo sciogliere davanti ai nostri occhi, o quantomeno riusciremo a passare e finiremo anche il secondo livello. Artisticamente questi livelli sono davvero molto belli. No, no, vi prego, no, ormai sono vicino. Enderman, ero a un passo. Xavier è andato a fuoco, ma no, volevo vedere mentre si scioglieva tutto. Enderman, ti prego. Enderman, ti prego. No, Enderman, dai, dai. Ecco, la spinta va bene. Ma non in... No, ma perché ce l'avete come? Via, via, via. Ci sono. Muoio. Ma completando il livello e poi buggandolo, perché sono ancora qui. Abbiamo completato i primi due livelli di questa bellissima custom map creata da The Red Engineer e Vanilla Burb. Complimenti per essere riusciti a portare i Lucky Block nella Bedrock Edition. Per quanto sono chiaramente diversi da quelli delle mod, siete comunque riusciti a fare un ottimo lavoro. Spero tantissimo che Lucky Block Escape vi sia piaciuta. Grazie di tutto e alla prossima, cari amici.